Bene ragazzi, qui Frene, siamo ritornati oggi con un FAQ, cioè un Q&A, come lo volete chiamare, comunque una sorta di video dove rispondo a tutte le vostre domande che mi avete lasciato sotto il post di Instagram, perché me ne avete fatte ben 1400-1500. Poi vi avevo chiesto delle FAQ scomode e, dato che sono scomode, dobbiamo stare in un luogo scomodo, quindi siamo qui a meno 2 gradi o meno 1, insomma, maniche corte, in camicia, e non me ne fotte un cazzo del freddo, perché noi siamo il freddo, noi congeliamo con i nostri video, non abbiamo paura della neve. Cos'è la neve? Cos'è? Io la mangio la neve, la mangio, me ne fotto un cazzo della neve. Questa mi piace per inizia subito. Hai mai insultato un professore e lui o lei ti ha sentito? Purtroppo sì, perché una volta, sempre in prima media, mi è capitato di entrare nello stanzino, che è quello dove praticamente posi lo zaino o il giubbetto, bla bla bla. Era appena finita l'ora di tecnica, mi aveva dato 4, aggiungendo anche che avevo una zappa al posto delle mani. Io ho detto: guardate quel testa di cazzo, era dietro di me. Notina per Frene, easy. Ti è mai capitato che mentre stavi per venire ti sia aperto? Che se lo apri? Stai a parlare del profilattico o del cazzo? Ti sei mai cacato, pisciato addosso a scuola? No, però alla cena di quinta elementare mi sono cagato addosso al ristorante. Letteralmente proprio, non ce la facevo più, non volevo fare una figura di merda alzandomi e alla fine mi sono cagato addosso mentre stavo andando in bagno. Quando l'ultima volta, apri il libro di storia e trovi quando l'ho fatto l'ultima volta. Tette o culo? Culo. Ma adesso arriveranno quelli, le tette, le mie fottutissime tette. A che età hai perso la verginità? Oddio, c'è sta pure il video, fraro, ve lo dico. 15 anni. Hai mai pensato di chiudere il canale più volte? Io non ho mai pensato di chiudere il canale, perché io penso che il canale in generale, pure se carichi un video, è sempre una cosa che poi ti rimane. O qualche ragazzo ha passato la sua adolescenza con i miei video e penso che sia una cosa bella. È la cosa che mi fa più felice e è la cosa per la quale continuo a fare i video, per strappare comunque anche un sorriso a te che mi stai a guardare, perché io per te mi butto pure sulla neve. Woohoo! Brr, che freddo. Woohoo! Affig! Oddio! Oddio, sono cascato! Oddio, c'è il ghiaccio per terra! Sono vivo? Ti senti famoso o qualcuno di importante? Beh, per me sì, bella bomber. L'ho detto sempre, come mi vedete nei video, io poi sono fuori. Anche perché io penso che una persona, per esprimersi al meglio su una piattaforma, deve essere se stessa. Pulito. Che cazzo di discorsi vi faccio? Chi sono? Raga, non mi sento più le gambe. So good, so good. Perché ti chiami Frenesi? A me come domanda piace assai. Mi metto pure le mani dentro le tasche, perché sono una persona frenetica. Sono una persona che non riesce a stare un minuto ferma. Una persona sempre che ha voglia di fare cose, più o meno, quelle che mi piacciono ovviamente. Quindi ho deciso Frenesi. Meglio rasata o pelosa? Boh, la pelosa sta in Sardegna. La rasata non lo so, frato, sta solo che c'ho freddo. Che faresti se la scienza riuscisse in qualche modo a dimostrare l'esistenza di Dio? Io in realtà, fra, sono del parere che ognuno ci può credere o no. Cioè, la libertà di idee e tutto quanto, la reflex che si sposta senza motivo perché tira vento. Penso che ognuno è libero di credere a ciò che vuole. L'importante è che sta bene con se stesso. Mazza oggi comunque come so Clian. Che è? Il freddo me dà la testa? Ti hanno mai segato davanti a una carbonara? Io lo sapevo che arrivava questa domanda. E la risposta, regà, è sì, cazzo. Musica preferita? Questa è un'altra bella domanda, perché io l'ho detto solo 2-3 volte. The Weeknd e Lana Del Rey in primis. Più Lana Del Rey che The Weeknd, perché The Weeknd l'ho scoperto dopo. Lì anche Michael Jackson mi piace tantissimo e mi aiuta a concentrarmi prima di editare i video. Vedete, vi svelo anche un altro segreto. Ragazzi, ho i piedi che sono diventati tavolette di ghiaccio e il cazzo mio è diventato un polaretto. Mannaggia il sandalone. Preferiresti incentrare il tuo canale principalmente sul gaming o il vlog? Io penso che, come sto facendo ora, farò entrambi. Cioè, io so che vi piacciono tantissimo le storie, so che altra gente piace tantissimo io che gioco a FIFA. Io comunque faccio quello che mi diverta a me. Io mi diverto a far il cazzone, a prendere la neve e mettermela qua in capocchia. Così, così, è il deodorante. Promo, c'ho le mani che so ghiaccioli! So ghiaccioli!
Oddio, ha fatto pure ego. Mortacci mia. Quante volte ti hanno frenzonato nella tua vita? Troppe volte, frate. Ci vuole veramente un pallottoliere per contarle tutte quante. Hai mai provato a masturbare un ornitorinco? Cosa sogni? L'altro giorno, raga, ho sognato che l'ex mia di 2 anni fa, che è stata pure la relazione più lunga che ho avuto, ben 6 mesi, mi aveva riscritto. Io tutto convinto sono andato da lei e stava facendo fighi fighi con un altro. Bruttissimo sogno, guarda. E mi hai fatto cilecca, ma con la ragazza hai mantenuto un buon rapporto, fra. Ma che cilecca, qua abbiamo il ghiacciolo, il calippone. Raga, qua bisogna chiudere tutto. Io vedo spessissimo che la gente entra negli alberghi e dice: voglio provare questo letto. Io invece voglio provare questa neve. Wow. Raga, lasciate like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Non lo so che altro dovete fare, sono solo con freddo tantissimo.